Il mio nome è Giorgia, ho 20 anni, vivo a Pisa, sono nata a Pisa, studio chimica industriale all'Università di Pisa. Mi piace molto lavorare nella fattoria perché posso stare a contatto con la natura e soprattutto fare qualcosa per l'ambiente, anche se nel mio piccolo. E quindi sì, mi piace molto per adesso, anche se ho appena iniziato. I polimeri, tutto ciò che riguarda l'ambiente, l'inquinamento ambientale per me è un grande problema. Il tempo in Toscana penso che sia perfetto, mite, appunto d'inverno non patiamo il freddo, stiamo bene, d'estate c'è abbastanza caldo, il mare vicino, le temperature sono buone, forse negli ultimi anni piove molto di più, probabilmente magari anche per appunto l'incremento della temperatura o forse no, chi lo sa, però il meteo direi che è appropriato, comunque siamo una regione vicina al mare. La temperatura è ottima, direi, tutto l'anno. Non so se sono una persona da party, quindi non so se il problema è mio che non riesco a trovare posti o luoghi in cui appunto vengono fatte queste esperienze alla fine che nella gioventù vanno fatte, però penso che in Italia in tanti posti, almeno dove vivo io, che è campagna alla fine. Tantissime paure per il futuro, non credo ancora di sapere chi sono e cosa voglio fare. Ho tanti sogni, tanti obiettivi, tante cose che voglio fare, ma spesso non riesco a conciliarle. C'è troppo poco tempo, è una cosa che mi ripeto tutti i giorni, sia verbalmente che annualmente, tutto quello che ho in programma di fare. Per cui sì, la mia paura più grande è non riuscire a svolgere tutto quello che è nella mia testa, e tante volte sono troppe le cose che ho nella testa, quindi sarà difficile per la mia paura si realizzi. Sì, questa è la mia paura.
fare le cose che voglio fare. Dolce vita. La speranza del mio futuro, la prima, capire chi sono, viaggiare tanto, conoscere persone interessanti, interessanti, questa è la mia speranza della mia vita futura, è questa.